Lo sposalizio del mare, il legame tra Venezia e l'acqua, tradizione che si rinnova con la festa della Sensa nel giorno dell'Ascensione. Da Odessa, l'anello dogale del gemellaggio adriatico, passa ora alla città di Longarone. Diciamo che la diga la vedo tutte le sere. La diga è sempre presente su Longarone perché è illuminata e quindi diciamo che trasmette sempre a me sempre un momento un po' angoscioso. È un simbolo che è bene che ci sia perché deve essere un simbolo di monito, ma per noi longaronesi, per chi ha vissuto la tragedia, è un simbolo evidentemente che trasmette un'emotività. Per noi che abbiamo vissuto il Vajont, che siamo la testimonianza ancora viva dei pochi superstiti ormai rimasti proprio anche per motivi anagrafici, il Vajont non ha il 50esimo, il 60esimo, ma è tutti i giorni e tutti gli anni, perché è un evento catastrofico che ci ha segnato per sempre, che ha segnato la nostra vita. Quest'anno per noi, per la nostra associazione, diventa proprio un anno importante per questo, perché vorremmo capire come trasmettere con efficacia, ma anche con senso emotivo, la memoria di quello che è accaduto. Longarone ha un riferimento storico duplice con l'acqua. Uno, quello veramente storico, che è il legame attraverso il Piave tra la zona del Longaronese con la fluttuazione delle zattere fino a Venezia e quindi un rapporto economico e una dipendenza con Venezia. Già dal Settecento Longarone diventa un paese fiorente appunto per questi trascorsi commerciali, questi rapporti commerciali proprio con Venezia. Domenica la cerimonia inizia dai Giardini Reali a San Marco con lo scambio dell'anello tra il sindaco Brugnaro e il sindaco di Longarone Roberto Padrin. In seguito alla presenza del patriarca Francesco Moraglia e dell'ammiraglio Andrea Petroni sarà rinnovato il rito dello sposalizio del mare con il lancio di una corona d'alloro per tutti i caduti del mare e dell'anello dogale da parte del primo cittadino lagunare.